Ora è vera crisi per la Vastese, che crolla di nuovo, questa volta a domicilio al cospetto del San Nicolò, che ha meritato il successo, trovando il vantaggio in apertura e chiudendo la gara nella prima parte della ripresa. Per i biancorossi in 10 in pratica per tutta la durata del match, prova a dir poco in colore, al cospetto di un avversario ordinato e bravo ad approfittare degli errori di Amelio e compagni. Per la squadra del tecnico Gianluca Colavitto si è così materializzata la quinta sconfitta nelle ultime 6 gare, con una squadra irriconoscibile in campo rispetto a quella ammirata nel girone d'andata e con una difesa diventata fin troppo perforabile. Per i biancazzurri ospiti del tecnico Fabio Montani sono 3 punti d'oro nella corsa salvezza. Fra gli aragonesi si rivedono in campo dopo la squalifica De Feo Leonetti, c'è anche dopo l'infortunio Cherillo, che si accomoda in panchina. Assente dopo lo stop del giudice sportivo Maroninli, al suo posto gioca Iarocci, ma la sua sarà una partita sfortunata. Fra i biancazzurri ospiti torna Moretti in attacco. Al centro della difesa l'ex biancorosso Bagaglini, freddo pungente all'Aragona con direzione di gara affidata a Munerati di Rovigo di fronte ad 800 spettatori prima dell'inizio del match, ricordato un tifoso della Vastese sotto la curva d'Avalos con la consegna di un mazzo di fiori da parte del capitano della squadra di casa Nicola Fiore. Avvio di gara con brivido al sesto, infatti Iarocci entra in area in contatto con Giampaolo lanciato verso Camerlengo. Munerati vede bene gli estremi del rigore con il rosso diretto per il difensore aragonese, con lo stesso Giampaolo che va a spiazzare Camerlengo regalando il vantaggio alla sua squadra. Inizio shock per i padroni di casa, che rischiano di capitolare nuovamente al nono quando Moretti in area da posizione defilata chiama la parata in 2 tempi l'estremo biancorosso. La squadra di Colavitto cerca di scuotersi e al 13° si vede con un tiro centrale di Fiore che non crea problemi a Cannella. Con un uomo in meno per quasi tutto il match, i locali sono costretti ad attaccare con raziocinio per non esporsi al contropiede degli ospiti. La squadra del presidente Bolami appare però nervosa ed impaurita, e dalle tribune arriva anche qualche fischio all'indirizzo di Fiore e compagni. Al 27° ancora San Nicolò vicino al raddoppio sugli sviluppi di un calcio d'angolo con la traversa colpita di testa da De Santis. Al 33° il direttore di gara va ad ammonire il Liguori, che cade in area dopo un contatto con un avversario. La Vastese appare però in evidente difficoltà con l'inferiorità numerica, che può spiegare solo in parte la prova opaca dei biancorossi. Il finale di tempo vede al 38° un ennesimo pallone perso dei biancorossi e una conclusione di Giampaolo. Un minuto dopo brivido per il portiere teramano Cannella con un colpo di testa di Amelio, fil di palo. Nel secondo tempo al primo subito ospiti pericolosi con un tiro di Giampaolo al lato. Al 7° ancora San Nicolò in evidenza con un contropiede concluso con un tiro di poco alto di Bontà. Poco dopo Colavitto manda in campo Bittaglie per Tedesco, ma poco dopo invece arriva il raddoppio al 12° del San Nicolò con Moretti, che approfitta di una bambola della difesa locale. Crolla la squadra di casa, che al 18° subisce infatti la terza rete ancora con Moretti, che con un tocco morbido supera Camerlengo per il tris biancazzurro. Notte fonda per la Vastese, che appare in disarmo e che cerca almeno di limitare il passivo, ma al 20° a Leonetti Cannella dice no con una bella respinta. Il finale di gara regala al 39° la rete di Bittaglie, che concede un po' di pathos agli ultimi minuti con l'assedio finale dei locali e con la punizione di Fiore al 43° respinta con i pugni dal portiere del San Nicolò, prima del 2-3 di De Feo, che anticipa il triplice fischio finale di Munerati di Rovigo, con la festa dei biancazzurri al centro del campo e di cori comunque di incoraggiamento dei tifosi della Vastese sotto la curva d'Avalos. Colavitto, cosa sta succedendo alla Vastese, quello che si chiedono i tifosi? Guarda, questa è una bella domanda. Diciamo così che forse possiamo dire che inconsciamente ci siamo un poco adagiati per quello che è stato, per quello che abbiamo fatto. Però ti posso dire che qualche episodio veramente ti sta girando in maniera storta. Ciò che non era successo il girone di andata, dopo anche le più belle vittorie, no? Hai fatto sì che il famoso episodio ti andasse a favore. Oggi anche qui ci sarebbe da dire oggi su quello che è successo sul primo gol del San Nicolò. 2 numeri su tutti, 4 espulsioni nelle ultime gare, soprattutto i gol subiti nel 2018 sono gli stessi subiti in tutto il girone d'andata. Hai detto bene. Vedendo oggi Bagaglini dalla parte opposta nel San Nicolò, tornando indietro, poteva essere gestita meglio la cessione di questo giocatore? Allora,
diciamo che Bagaglini è un ragazzo che alla Vastese ha dato professionalità, un ragazzo serio, un ragazzo che ho apprezzato, però è anche vero che il Bagaglini nell'ultimo periodo faceva la panchina a Viscardi. Le scelte nostre condivise erano scelte, diciamo così, giuste. Poi dalla sera alla mattina un ragazzo ti si fa male, un ragazzo che si è conquistato il posto in squadra, che si è, diciamo, si è sposato l'idea del mister, l'idea di gioco del mister, ti si fa male, è normale che poi dopo ne puoi subire le conseguenze. Poi ci sono questi gol, questi tanti gol subiti nelle ultime partite. Sì, là ci dobbiamo mettere mano, dobbiamo cercare di fare un'analisi serena di ciò che sta succedendo insieme alla società, insieme ai ragazzi, perché è veramente un peccato non buttare all'aria tutto ciò che è stato fatto in maniera veramente scrupolosa, in maniera seria. La vittoria oggi del San Nicolò a Vasto porta soprattutto la firma di Moretti, due gol importanti per chiudere la partita dopo la rete iniziale di Giampaolo, un successo fondamentale per voi in chiave salvezza. Ma sì, sono contento per i due gol, però l'importante come sempre era la vittoria della squadra, perché siamo in un momento difficile, in una situazione difficile, soprattutto la classifica ci dobbiamo tirare fuori da qui, quindi sì, sono contento per i due gol, ma l'importante è stata la prestazione. Perché venivamo anche da una partita domenica scorsa contro il Castelfidardo dove secondo me non meritavamo di perdere, quindi l'importante è stato l'atteggiamento della squadra, sempre propositivo, e quindi è la vittoria. Poi l'arrivo di Montani, le cose sono cambiate in casa del San Nicolò, e ti chiedo che cosa è cambiato con l'arrivo del nuovo allenatore oltre ai risultati, non è sicuramente un particolare questo? Ma forse quando arriva un mister nuovo è sempre così, ognuno sa che abbiamo sbagliato noi nella prima parte di campionato, quindi doveva dare molto di più ognuno di noi. Il mister è stato bravo a tirare fuori ogni singolo giocatore quel qualcosa che mancava, e ora stiamo raccogliendo i frutti del suo lavoro.